Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci troviamo ancora su Honkai Star Rail perché oggi vi porto il riassuntone di quello che è stato annunciato nella live, o per meglio dire nella riprogrammazione della live di HoYoverse, dove viene presentata ufficialmente la versione 1.1 di Honkai Star Rail. Come ben saprete, ieri non c'è stata nessuna live proprio perché a quanto pare a Tokyo si è verificato un terremoto che ha praticamente cancellato la programmazione della diretta. Speriamo che ovviamente tutti stiano bene e che non sia successo nulla di grave, e ovviamente adesso concentriamoci su quello che è stato detto, partendo da un trailer che ci presenta per l'appunto la versione 1.1. Your fake ID info is ready. This place is different from the rest of the space station. We're on Genius Society turf. All right, let's get going. We have to move quickly. Not what we're looking for. It's a bait signal. Challenge the space station. But challenge me? Good luck. Welcome to Philibog's History and Culture Museum. As you can see, the interior looks brand new. But we're in a bit of a bind. Our exhibit was stolen. Take a look. So these are the suspects. Let's settle this. Enough talk. Have at it! Never let your guard down in front of your enemy. Me to give you a dignified end. Eccoci qua. Presentata ufficialmente la versione 1.1, è stato rilasciato il primo codice che è possibile riscattare in gioco per ottenere le seguenti ricompense: 100 gemme e 50.000 crediti da utilizzare all'interno del gioco. Detto ciò, continuiamo con la presentazione di uno dei nuovi personaggi che sarà disponibile nella versione 1.1, ovvero Silver Wolf. Primo personaggio che potrà essere pullato in questa versione 1.1 è niente proprio di meno che Silver Wolf, personaggio che abbiamo già visto e quasi conosciuto all'inizio del gioco, ovvero la ragazzina, in questo caso Hacker, o per meglio dire come descritta Super Hacker, che accompagnava Kafka durante l'esplorazione della nostra Starship. Un personaggio che sarà ovviamente 5 stelle, seguirà il patto di Nihilty, quindi di conseguenza viene catalogata perlomeno come una debuffer, e il suo elemento in questo caso è il Quantum. È stato presentato il personaggio, ma è stato anche descritto nelle varie abilità che adesso andremo a commentare insieme. Partiamo con la sua skill che prende il nome di Allow Changes, dove per l'appunto consente al personaggio di Silver Wolf di effettuare un attacco che infliggerà una debolezza randomica rispetto al party che possediamo noi nel nostro party. Quindi che cosa vuol dire? Che se i nostri personaggi, per l'appunto, o per meglio dire, se i nostri avversari, come in questo screenshot, hanno delle debolezze che non sono rappresentate per esempio dal Quantum, abbiamo una buona probabilità, grazie alla skill di Silver Wolf, di attribuire a questi persone, a questi avversari, anche la debolezza Quantum. Quindi viene data una debolezza random rispetto al nostro party, quindi molto molto comoda.
Successivamente andiamo avanti con il talento che si chiama Awaiting System Response, dove è possibile che Silver Wolf, tramite i suoi attacchi normali, abbia la possibilità di poter ridurre una delle seguenti statistiche: attacco, difesa o velocità. Si può attivare ogni tot turni e potrà essere utilizzata tramite l'attacco normale del nostro personaggio in questione. Andiamo invece a guardare il talento, in questo caso di Silver Wolf, che consente di effettuare un danno automatico a prescindere dalle debolezze ai nostri avversari e successivamente infliggere anche uno dei debuff che stavamo per l'appunto citando prima, quindi attacco, speed o difesa, automaticamente prima dell'inizio della battaglia. E in questo caso il talento si chiama Force Quit Program. Andiamo ancora avanti invece con la Ultimate, dove abbiamo la possibilità per l'appunto di infliggere un elevato danno grazie per l'appunto alla skill Ultimate e successivamente colpire una parte di debolezza a prescindere da quella che viene prescritta dal personaggio in questione. Infatti la Ultimate di Silver Wolf si chiama User Banned, quindi praticamente utente bannato. Una volta presentato il personaggio di Silver Wolf, ci addentriamo nel prossimo trailer che presenterà l'altro personaggio pullabile nella seconda metà di questa batch 1.1. Secondo personaggio pullabile all'interno della batch 1.1 di Honkai Star Rail è lui, niente proprio di meno che Lucia, il nostro bel biondone che abbiamo avuto modo già di conoscere tramite ovviamente la porzione di storia in cui è possibile utilizzarlo per un tratto, anche se non direttamente utilizzabile dal giocatore, che segue il patto dell'Abundance, quindi anche lui è in questo caso un curatore, e il suo elemento è l'elemento immaginario, quindi Imaginary come elemento. Anche lui sarà ovviamente un personaggio 5 stelle e sarà pullabile nella seconda metà della batch 1.1. Anche per lui ovviamente andiamo a visualizzare ovviamente il kit di presentazione del personaggio, che già dalla carta sembra essere davvero davvero tanta roba. Cominciamo dalla skill, ovvero Prayer of Abyss Flower, dove il nostro personaggio in questione garantisce una cura al nostro personaggio e inoltre gli conferisce un buff che si chiama Mystic Flower o una roba del genere, non mi ricordo il nome nello specifico, che praticamente permetterà al personaggio di recuperare vita qualora i suoi HP dovessero scendere, e praticamente consente al personaggio di recuperare HP senza l'utilizzo o l'attributo di skill point, quindi è praticamente una cura gratuita e questa è veramente tanta bella robetta. Andiamo ancora avanti con i tratti, in questo caso, che vengono sbloccati dal nostro personaggio, perché il tratto Cleansing Revival ci permette non solo di curare il nostro personaggio, ma qualora dovesse possedere un debuff, poterlo dispellare automaticamente. Quindi cura, la possibilità di poter curare al di fuori del proprio turno e inoltre anche dispel del debuff che il nostro personaggio possiede in quel momento. Andiamo ancora avanti con la sua ultimate, che si chiama Death Wish, dove il nostro personaggio effettuerà danni di tipo immaginario a tutti quanti i nostri avversari e inoltre permetterà di dispellare un buff verso i nostri avversari. Quindi se i nostri avversari saranno buffati, noi tramite questo attacco avremo la possibilità di dispellarli e di infliggere ovviamente una grossa quantità di danno AOE. Andiamo ancora avanti con il talento Cycle of Life, dove il nostro personaggio, in questo caso, quando accumula due stack di Mysterious Flower, ha la possibilità di creare una sorta di campo fiorito, se così si può dire, attorno alla nostra arena di battaglia, che consentirà
ai nostri personaggi di recuperare automaticamente gli HP per un determinato periodo di tempo. Quindi avremo la possibilità di non preoccuparci fondamentalmente delle cure, perché ci cureremo praticamente da soli. Il talento in questo caso si chiama Cycle of Life e permette al nostro personaggio di fare questa bel popò di roba. Andiamo ancora avanti con il talento, in questo caso con il secondo trace, dove per l'appunto abbiamo Sanctified, che, come vi stavo dicendo prima, è la creazione e il mantenimento di questo, diciamo, di questo campo fiorito, come potete vedere dallo sfondo, che ci consente di curare automaticamente i nostri personaggi, perché abbiamo la possibilità tramite il talento di crearlo, ovviamente accumulando gli stack, ma successivamente con il tratto il nostro talento verrà potenziato e ci consentirà di curarci. Quindi diciamo che è una sorta di combinazione delle due cose, quindi con una creiamo il campo attorno e con l'altro avremo la possibilità di curarci. Mentre invece la tecnica, o per meglio dire ciò che possiamo fare al di fuori del combattimento, è Mercy of a Fool, che ci consente praticamente di creare automaticamente il campo di cui abbiamo parlato poco fa prima della battaglia, e quindi evitare in un qualche modo di preoccuparci delle cure già a partire da subito. Quindi un grosso vantaggio che possiamo sfruttare ovviamente all'interno del gioco. E questo era l'ultimo trailer di presentazione dell'ultimo personaggio che viene introdotto in questa versione 1.1. In questo caso però abbiamo un 4 stelle. 4 stelle di nome Yukong, che segue anch'essa il patto, che segue in questo caso il patto Harmony, quindi una buffer sulla carta, e poi il suo elemento anch'essa è quello del Imaginary, quindi anche lei Imaginary come elemento all'interno del gioco. Personaggio 4 stelle che, come stavo dicendo prima, ci verrà regalato all'interno di questa versione, e che in questo, diciamo, special program viene presentata e viene mostrata con il suo kit completo. Cominciamo ovviamente dalla skill, la skill che per l'appunto permette di potenziare i nostri alleati, che si chiama per l'appunto Emboldening Salvo, che consente praticamente a Yukong di ottenere quei due stack che vedete in basso nel suo praticamente nella sua icona del suo personaggio, che permette di potenziare i prossimi due attacchi dei nostri alleati. Quindi i nostri alleati, una volta che riceveranno questo buff, avranno modo di essere un po' più incisivi sul campo di battaglia. Andiamo avanti invece con la sua tecnica, ovvero l'abilità che può essere utilizzata al di fuori della battaglia, che si chiama Chasing the Wind, dove appunto avremo la possibilità di aumentare la nostra velocità di esplorazione e successivamente infliggere un danno qualora dovessimo incontrare degli avversari e potenziare i nostri alleati. Andiamo ancora avanti con il talento, che si chiama Seven Layers One Arrow, che, come suggerisce il nome stesso, dà per l'appunto un boost, o per meglio dire dà una potenza in questo caso in più al suo attacco normale, qualora lei, come potete vedere su schermo, possieda il suo stesso buff che ovviamente le viene conferito quando potenzia i personaggi. Quindi nel momento in cui lei buffa i nostri alleati e poi successivamente attacca, avrà la possibilità di fare del danno aggiuntivo rispetto ad un attacco normale. E poi infine andiamo a vedere la sua ultimate, che si chiama Diving Kestrel, che praticamente consente di aumentare il crit rate e crit damage, se non ricordo male, di tutto il party, e ovviamente infliggere danni ingenti ai nostri avversari, sempre con elemento Imaginary.
Successivamente iniziamo ad entrare anche nella sezione un po' più succosa di questa patch, ovvero vedere i banner e soprattutto vedere anche quali armi nuove verranno introdotte all'interno del gioco. La prima è l'arma di Silverwolf, che sarà per l'appunto il Lightcon 5 stelle Incessant Rain, che come potete vedere qui abbiamo già la descrizione. È un Lightcon ovviamente che potranno utilizzare tutti i personaggi del patto Nihilti, e rarità ovviamente 5 stelle. L'abilità ovviamente ancora non sappiamo se sarà definitiva in questo caso, ma potrebbe ovviamente cambiare, ma in teoria dovrebbe essere questa, ovvero Mirage of Reality, dove appunto abbiamo l'incremento incremento da parte dell'utilizzatore del suo effective rate di una tot percentuale, che vedremo poi successivamente, e dopo aver utilizzato l'attacco di base o la skill o l'ultimate c'è una percentuale che avremo modo di poter ovviamente vedere successivamente di implantare il debuff che si chiama Aether Code su un target random che però non lo possiede, quindi potremo mettere questo debuff più volte e ovviamente lo potremo mettere su più avversari. In questo caso il target, quindi l'avversario che possiede questo debuff di Aether Code, riceve una percentuale fissata di danno incrementato per un turno, e ogni qualvolta il nostro personaggio effettua danno a un nemico che possiede più debuff aumentiamo anche il crit rate. Questo già diciamo che ovviamente permette ai personaggi Nihilti, in questo caso i debuffer, di diventare già un po' più pesanti anche dal punto di vista dei danni. Ultimamente c'è probabilmente Welt all'interno del gioco che è quello che effettivamente riesce a fare i danni e portato diciamo più in là, soprattutto con i light con giusti, riesce comunque ad avere una bella progressione per quanto riguarda i danni. Grazie a questa carta sicuramente riusciremo a fare in generale all'interno del gioco qualche cosa in più. Successivamente viene presentata anche la carta, o per meglio dire il Lightcon 5 stelle di Lucia, Echoes of the Coffin, che come potete vedere abbiamo già a disposizione tramite appunto la sua infografica, che potrebbe variare ovviamente, ma credo che ormai sia praticamente già schedulata in questo modo. Quindi incremento dell'attacco dell'utilizzatore di una tot percentuale, e questo già è molto buono, e dopo che il nostro utilizzatore ha utilizzato la sua ultimate, tutti gli alleati guadagnano una percentuale di speed per un turno. In più, addizionalmente, per ogni target diverso che l'utilizzatore attacca, quindi se abbiamo più nemici che riusciamo ad attaccare contemporaneamente, abbiamo la facoltà di rigenerare una percentuale di energia. Ogni attacco può rigenerare in questo caso una tot energia per diverso tempo, quindi riusciamo in un qualche modo non solo a fare danni ma anche a ricaricare più velocemente la nostra ultimate, quindi diciamo una sorta di circolo vizioso che permetterebbe a Lucia di fare danni, di spellare e poi successivamente diventare sempre più forte. Quindi è molto interessante come carta, soprattutto per il guadagno della speed, che potrebbe in un qualche modo avvantaggiare non di poco tutti i nostri alleati, però come cure effettivamente dobbiamo affidarci soltanto ai talenti e alle skill del nostro bel biondone in questione. Continuiamo invece mostrando ufficialmente il banner di presentazione di Silverwolf, quindi banner di Silverwolf che sarà disponibile appunto dal 28 di giugno, quindi praticamente tra qualche ora, perché ormai siamo già 27, quindi già a partire dal 20, ah no, anzi scusatemi, fino al 28. Until 28.6, ah no, ecco, ok, quindi arriverà nel banner, scusatemi, avevo letto al contrario la data, praticamente arriverà all'interno del gioco dopo l'update della nostra versione e rimarrà fino al 28 di giugno. Infatti ho confuso giugno con maggio, scusatemi, ma è presto, sto registrando praticamente alle 6 del mattino, quindi
qualche piccola defiance ci sta. Quindi sarà disponibile fino al 28 di giugno, sempre fino alle ore 19, perché da noi ricordate che l'orario è diverso, quindi le 19 sarà l'orario di introduzione del banner e chiusura dello stesso. I personaggi 4 stelle in rate up saranno Danheng, Asta e Serval, quindi un banner che a me personalmente non interessa. Carina Silverwolf, perché è comunque un personaggio molto particolare, ma personalmente devo skippare in favore del prossimo personaggio, ovvero Lucia. Lucia è il curatore, il secondo curatore che mi serve, è quello che molto probabilmente prenderà il posto di Natasha, quindi devo necessariamente utilizzarlo e averlo nel mio account. Avrà la possibilità di essere introdotto all'interno del gioco sempre il 28, quindi nel momento in cui il banner di Silverwolf lascerà il nostro, lascerà praticamente il nostro gioco, subentrerà il banner di Lucia e resterà attivo fino al 18 luglio, sempre con lo stesso orario. Personaggi in rate up per quanto riguarda Lucia: abbiamo Pela, Kinkyun, mi ricordo ogni volta come si chiama. Kinkè, eccola, Kinkè, e successivamente Yukong, quindi il nuovo personaggio 4 stelle che ci verrà fornita in prima copia gratuita, avremo la possibilità di costellarla all'interno del banner di Lucia. Andiamo ancora avanti con il secondo codice che è stato fornito all'interno della live, dove saranno possibili ottenere altre 100 gemme e 5 libri per aumentare la nostra esperienza. E dopodiché continuiamo con il primo evento che viene, anzi in questo caso sarà il primo evento della 1.1, ma secondo evento che viene introdotto all'interno di Honkai Star Rail. Praticamente avremo una durata di una campagna, una sorta di campagna che premierà i nostri giocatori, che durerà fino il 19 di giugno. Dopodiché, oltre questo periodo di tempo, sarà possibile comunque partecipare a questo evento, ma non si otterranno alcune ricompense che verranno date esclusivamente in questo periodo di gioco. Quindi diciamo che c'è questa sorta di partecipazione premium, eccola, mettiamola così. In questo caso abbiamo anche l'introduzione di un nuovo personaggio che si vedrà comunque un po' qui e lì, che qui hanno fatto il paragone, appunto, essere un tra virgolette oppositore, chiamiamolo così, quasi una sorta di difensore nei confronti di Silverwolf, che è per l'appunto quel robottino di cui non diciamo nulla ancora perché avremo modo di poterlo vedere più avanti. Questa in riferimento è la light con 4 stelle che può essere ottenuta all'interno del pass, sempre ovviamente per quanto riguarda il patto Nihilty, e viene fatto il riferimento proprio per, diciamo, dare un contesto al personaggio che avrà modo di essere introdotto e che dovremo aiutare all'interno di questo evento. Ricompensa premium, chiamiamola così, di questo evento, che appunto potrà essere riscattata fino alla fine di questa campagna di introduzione evento, sarà il Lightcon 4 stelle Before the Tutorial Mission Starts, che potrà essere utilizzata dal patto, da tutti i personaggi che seguono il patto Nihilty. Anche in questo caso abbiamo già una reference, o comunque un riferimento per quanto riguarda questa Lightcon, che ci consente di ottenere l'abilità Quick on the Draw, dove abbiamo l'incremento dell'effect hit rate dell'utilizzatore, e ogni qualvolta l'utilizzatore di questa Lightcon attacca un nemico che possiede la difesa ridotta, rigenera la propria energia. Quindi diciamo che, appunto, in riferimento al kit che abbiamo visto di Silverwolf, questa è comunque un'ottima Lightcon sostituta per la 5 stelle, per chi ovviamente non potrà pullare la 5 stelle di Silverwolf. Andiamo avanti con il secondo evento che verrà introdotta in questa batch 1.1, ovvero il museum, una sorta di, come dire, gestione quasi del museo, dove dovremo in un qualche modo aiutare Pela
a raccogliere fondi e ovviamente investigare anche per il reclutamento di personale e permettere a questo museo di poter comunque essere visitato e poter essere in un qualche modo espanso, come se fosse quasi una gestione praticamente del museo stesso. Abbiamo delle ottime ricompense, tra cui, se notate, anche in particolare uno di quegli oggetti che ci consente di scegliere la main stats quando andremo a craftare un artefatto 5 stelle, o per meglio dire una relic 5 stelle. Quindi questo è un evento molto importante che consiglierò a tutti sicuramente di fare nel miglior modo possibile, proprio perché riusciremo ad ottenere quell'oggetto che è molto 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 prezioso. Andiamo avanti con un altro evento, sempre che verrà introdotto nella versione 1.1, ovvero Stellar Flare. Lo Stellar Flare sarà un evento interessante perché riguarderà appunto delle battaglie che si svolgeranno all'interno della nostra Star Rail, se così si può dire, dove praticamente avremo i ricercatori del gruppo interno della nostra navicella che ci chiederanno comunque un aiuto per quanto riguarda degli studi che dovremo effettuare sul campo, e quindi dovremo affrontare diversi nemici e raccogliere informazioni tramite alcune condizioni speciali. Alcune condizioni speciali che verranno riproposte, come potete vedere qui, all'interno di queste battaglie, dove per l'appunto abbiamo delle icone che ci permettono già di capire quali personaggi utilizzare, perché queste sono tutte le icone che per l'appunto rappresentano i talenti o comunque rappresentano i tratti dei nostri personaggi, e quindi dovremo rispettare determinate condizioni tramite i nostri personaggi per sbloccare ovviamente le ricompense. La domanda lecita che tutti quanti si possono fare è: ma se io non ho i personaggi a disposizione, come faccio a completare questo evento? La risposta è molto semplice: all'interno di ogni battaglia, nello specifico, ci verrà dato un personaggio in trial. Quindi, qualora noi non dovessimo possedere quel determinato personaggio che ovviamente ci aiuterebbe in maniera sensibile al completamento di questo combattimento e in generale dell'evento, potremmo comunque utilizzarne uno in prestito. Quindi non preoccupatevi, riusciremo in un modo o nell'altro a cavarcela. Andiamo ancora avanti con un altro evento che non è tanto un evento riguardante combattimenti o robe del genere, ma è più un evento che permetterà a tutti i giocatori all'interno della mappa di ottenere delle ricompense in più, ovvero il Garden of Plenty. Garden of Plenty, che è un po' come su Genshin, se ci fate caso, dove le prime tre farmate del giorno hanno la possibilità di ricevere il doppio della ricompensa, qui praticamente avremo la stessa roba, dove praticamente avremo i materiali per quanto riguarda i tratti e ovviamente i materiali in questo caso per fare esperienza, soldi e ovviamente i Litecoin verranno incrementati durante questo periodo di tempo che parte dal 10 luglio fino al 17 luglio, quindi una settimana piena per fare scorte e farmare il più possibile. Andiamo ancora avanti con l'ultimo, credo che questo sia l'ultimo evento presentato nella versione 1.1, se non ricordo male, ovvero il Lab, anzi sì, vabbè, l'ultimo evento diciamo come evento di gioco, poi avremo altre robe che sono aggiunte. Il Lab Assistant in Position, a partire dal 19 di giugno fino al 3 luglio, dove in questo caso avremo Herta che sta studiando e in un qualche modo sta lavorando ai dati delle varie creature che abbiamo incontrato all'interno del gioco, ma qualcosa va storto, e quindi Herta, così come tutti quanti i ricercatori diciamo coinvolti in questi esperimenti, avranno bisogno del nostro aiuto. Quindi vedremo un po' che cosa succederà all'interno di questo evento. Andiamo ancora avanti con l'aggiunta delle companion missions, quindi avremo delle missioni sbloccabili da parte dei nostri compagni o dei nostri amici, che in ordine saranno per l'appunto quelle di Silverwolf, di Lucia, di Yanqing e di Bailu. Quindi avremo modo di ottenere qualche familiarità in più con questi personaggi, scoprire qualcosa in più per quanto riguarda la lore di questi personaggi e ovviamente ottenere le nostre ricompensucce.
Andiamo ancora avanti perché viene introdotta anche la campagna, in questo caso dei daily login. Per 7 giorni avremo la possibilità di ricevere 10 biglietti dorati, a partire ovviamente dal 18 di luglio, cioè fino appunto al 18 di luglio avremo la possibilità di loggare e ottenere queste ricompense, quindi molto buono perché si vanno a risparmiare un paio di risorse. Poi successivamente meccaniche che verranno introdotte all'interno del gioco, ovvero il, diciamo, i pin, così come su Genshin, dove appunto abbiamo la possibilità di ottenere determinati oggetti particolari che droppano soltanto alcuni mostri. Noi avremo da questo momento in poi la possibilità di vedere direttamente dove si trova il nostro avversario, che verrà segnato con un'icona speciale all'interno del gioco, e poi successivamente potremo sconfiggere quel determinato mostro, comunque quella determinata creatura, e cercare ovviamente gli oggetti che ci interessano. Inoltre, così come su Genshin, faccio il confronto perché mi viene molto più comodo, anche in questo caso, una volta sconfitto il nemico che possiede l'oggetto in questione, il nostro target, se così si può dire, verrà spostato automaticamente sul prossimo nemico che possiede lo stesso oggetto che stiamo cercando, in modo tale da permetterci di poter raccogliere questi oggetti in successione senza doverci fermare. Inoltre, altra cosa che viene aggiunta è il porco, in questo caso il cinghialozzo, che durante queste battaglie, quindi mentre magari noi stiamo farmando determinati oggetti e stiamo cercando appunto di ottenere questi materiali, abbiamo la possibilità che il cinghialozzo possa spuntare all'interno della battaglia, permettendoci di aumentare le ricompense ottenute a fine quest, cioè a fine battaglia in questo caso. Quindi molto importante appunto sconfiggere il cinghialozzo prima di tutti e poi accaparrarsi tutto il resto. Andiamo a concludere praticamente questo special program della 1.1 con praticamente l'introduzione della chat. Quindi avremo la possibilità da questo momento in poi di poter chattare con i nostri amici, quindi con tutti gli utenti della friend list, in modo, diciamo, diretto all'interno del gioco e magari non più tramite mezzi esterni, mettiamola così. Infine, ultimo codice che per l'appunto chiude questa prima live, che non è cominciata nel migliore dei modi, ma che fortunatamente ha avuto modo di potersi riprendere, permettendoci di dare un occhio a quello che arriverà all'interno del gioco. Quindi, per il momento è tutto, io spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate dei personaggi e cosa farete ovviamente con i personaggi in generale, chi pullerete e chi non pullerete. Io vi aspetto come sempre in live sul mio canale Twitch a partire dalle 21 per giocare ad Honkai, per giocare anche ad altra roba e ovviamente discutere di tutto quello che ci interessa in questo caso. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Bye bye!